È morto all'età di 65 anni Don Carlo Rebagliati, per 15 era stato economo della diocesi di Savona, ma soprattutto testimone di accusa dell'inchiesta contro i preti pedofili. Lui stesso, dopo aver dato le dimissioni dalla sua parrocchia, era stato poi a sua volta indagato per induzione alla prostituzione. Il prete aveva ammesso di aver scambiato effusioni con un ex tossicodipendente, oggi 32enne, ma non per soldi. La Procura della Repubblica, tuttavia, lo scorso anno ne aveva chiesto l'archiviazione del caso. Figura carismatica della Chiesa savonese, entrò in seminario a soli 16 anni. Nel 94 ha scoperto di essere sieropositivo, forse era il primo prete in Italia a diventarlo, e quando il medico gli consigliò di andare a curarsi fuori Savona per non essere riconosciuto, lui rifiutò, assumendosi ogni responsabilità. L'impegno nel denunciare i preti pedofili aveva portato Don Rebagliati a schierarsi al fianco di Francesco Zanarni, il grande accusatore della diocesi savonese, insieme all'amico Roberto Nicolic. Carlo Rebagliati era un prete che nel bene e nel male si è sempre assunto le sue responsabilità. Ha sempre combattuto la pedofilia clericale, stando dalle parti delle vittime. Ricordiamoci che questo problema non è stato ancora risolto.